tutti insieme. Recuperare la socialità dopo il periodo della pandemia partendo dal teatro. Si riparte dai battiti delle emozioni e Battiti è il titolo del laboratorio teatrale che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Paolo Tosti di Ortona. Luca Mena, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 Francesco Paolo Tosti di Ortona, si conclude con una bella iniziativa, tutto un percorso avviato con i ragazzi. Beh sì, effettivamente è così, noi stiamo portando a compimento un anno scolastico comunque complicato, comunque complesso, con i problemi ancora legati alla pandemia, però diciamo questa scuola, proprio perché ritiene che bisogna dare il più possibile agli studenti, agli alunni e ai bambini, ha cercato nei modi possibili legati appunto alla situazione pandemica di accompagnare la ordinaria attività didattica con questi laboratori extrascolastici che hanno aiutato in qualche modo i bambini e gli studenti a riprendere la socialità, riprendere lo stare insieme, acquisire nuove abilità, perché questo di cui parliamo oggi è un PON teatrale che arriva a conclusione, quindi diciamo è nelle corde di questa istituzione scolastica il voler dare il più possibile ai propri ragazzi, ai propri studenti. E il teatro ovviamente non è una scelta casuale, il teatro è un mezzo di espressione, di comunicazione, di liberazione dei propri sentimenti, quindi diciamo i bambini che acquisiscono l'abilità nel teatro, acquisiscono l'abilità in qualcosa che poi servirà e li aiuterà anche nel percorso ulteriore della vita. Quindi diciamo che noi, siccome riteniamo che l'utenza, le famiglie, i bambini debbano essere al centro della nostra attenzione, abbiamo fatto il possibile e cercheremo ancora di fare il possibile per accompagnare ed aiutare questi nostri bambini e alunni. Il laboratorio è stato curato dal regista Antonio Tucci, coadiuvato dall'insegnante Barbara Verì. In questo laboratorio teatrale abbiamo scelto insieme il tema delle emozioni, non a caso. Condividere le emozioni non solo sotto l'aspetto della conoscenza, quali sono le emozioni e perché le viviamo, ma soprattutto nel gioco teatrale rappresentarle come occasione per stare bene e stare bene insieme, finalmente dopo tanto tempo trascorsi nelle quattro mura delle loro camerette. Qui partecipano più classi? Sì, è un gruppo interclasse della prima e della seconda media e oggi arriviamo alla conclusione del percorso laboratoriale con la messa in scena di uno spettacolo che si intitola appunto Battiti, i battiti del cuore e i battiti delle emozioni. Concludiamo oggi questo percorso che abbiamo condiviso con la professoressa Barbara Verì. La lodevole iniziativa verrà riproposta anche l'anno prossimo in quanto la scuola ha ricevuto finanziamenti per la nuova annualità del PON Apprendimento e Socialità.